Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su IT Support. Io sono Doc e con questo video daremo inizio ad una nuova rubrica a tema networking dal titolo Rete ed Internet. Nello specifico, quest'oggi tratteremo i principali apparati che compongono o possono comporre la nostra rete di casa, ossia modem, router ed access point, ed ovviamente le principali differenze che intercorrono tra di essi. Ma prima, se non lo avete ancora fatto, vi invito come sempre a seguirci su tutte le nostre pagine social, link in descrizione, e ad iscrivervi al canale, non dimenticando di attivare la campanellina delle notifiche, così da rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Come anticipatovi poc'anzi, oggi parleremo di modem, router ed access point, tre dispositivi logicamente distinti gli uni dagli altri, ma che spesso coesistono all'interno del medesimo apparato fisico, come capita ad esempio nelle reti casalinghe. Iniziamo quindi a parlare dell'elemento basilare che contraddistingue ogni linea, il modem, abbreviazione di modulatore-demodulatore. Come lascia intendere il suo nome, questo apparecchio svolge un'attività di modulazione e demodulazione appunto della linea analogica in ingresso dal doppino muro, quindi dal cavo principale, convertendola in una digitale e quindi comprensibile da tutti i dispositivi che avete in casa. Un traduttore, per dirlo in poche parole. E chi tra voi, come me, è stato il fortunato possessore di un modem a 56K non potrà mai dimenticare il peculiare suono che questo emetteva di continuo. Ce la faccio. Troppi ricordi. Diversamente, il router non decodifica alcun tipo di segnale, ma si occupa esclusivamente di instradare, quindi diciamo di condividere la connessione ad internet tradotta a monte, dal modem a tutti i dispositivi presenti in casa vostra, che siano essi tablet, smartphone, computer, smart TV o via discorrendo. Caratteristica e pregio fondamentale dei router è quella di poter accettare connessioni in entrata via cavo Ethernet, grazie allo switch presente solitamente sul retro, e via Wi-Fi, grazie alle antenne interne o esterne presenti sulla scocca. Detto anche qui in parole povere, in mancanza di un router Wi-Fi potreste collegare ad internet un solo ed unico dispositivo e mediante unicamente cavo di rete, passando direttamente attraverso il modem, per cui fa da sé che il router Wi-Fi è un componente estremamente importante nelle nostre reti. Ma non vi preoccupate perché, come ho detto prima, spesso e volentieri modem e router coesistono all'interno del medesimo apparato fisico, anche soltanto per una questione di comodità e ottimizzazione degli spazi. Vi basti pensare a quello scatolotto rettangolare, solitamente di plastica e brandizzato con il logo dell'operatore telefonico che avete scelto, tramite il quale siete soliti collegarvi ad internet da casa vostra. Ecco, quello è un modem router. In ultimo luogo, ma non certo per importanza, gli access point, considerati da molte persone come delle copie dei router Wi-Fi, anche se, pur condividendo con essi innegabilmente certe caratteristiche, sono dispositivi diametralmente opposti l'uno dall'altro, anche con impieghi proprio a livello di mercato e di funzionalità completamente diversi. Caratteristica fondamentale di questi dispositivi è quella di poter creare una rete Wi-Fi a partire da una connessione via cavo. Di conseguenza, nell'ipotetico e direi anche rarissimo caso in cui il vostro router sia sprovvisto di un modulo wireless. Realmente, e qui viene la parte interessante, l'impiego di uno o più access point all'interno del medesimo spazio e quindi sotto il medesimo modem permette di creare più reti Wi-Fi, ognuna delle quali con regole di accesso diverse. Per rendere questo punto più chiaro, facciamo l'esempio di un supermercato il quale desidera creare una rete Wi-Fi ad hoc per i propri clienti, ma con determinate limitazioni, ad esempio l'obbligo di iscriversi ad una newsletter per poter fruire del servizio, oppure di un blocco di connessione che non permetta di navigare su siti per adulti o e-commerce o simili, oppure ancora, molto utilizzato, di un timer al termine dei quale la connessione viene automaticamente interrotta. Questo però soltanto per darvi un'idea, perché in realtà al lato pratico le possibilità di utilizzo di un access point sono tantissime e dipendono molto dalla situazione in cui ognuno di noi si va a trovare. Per quanto riguarda invece le differenze che intercorrono tra router Wi-Fi ed access point, così a bruciapelo me ne vengono in mente due. La prima è sicuramente relativa alle connessioni, perché, come ho citato prima, per i router Wi-Fi essi possono accettare connessioni in entrata sia via cavo che via Wi-Fi, mentre invece l'access point solo ed esclusivamente via Wi-Fi, in quanto sprovvisto di uno switch Ethernet. La seconda differenza invece verte sulla questione della sicurezza, perché i router Wi-Fi sono provvisti nella quasi totalità di un firewall, ossia, per dirlo in una maniera molto stringata, perché sarà argomento di uno dei prossimi video, di una protezione contro le minacce online, mentre invece gli access point ne sono completamente privi.
In definitiva, quindi, quali dispositivi dovreste utilizzare realmente in casa vostra? È presto detto, se siete voi degli utenti base, quindi con poche o nulle competenze nell'ambito networking, il mio consiglio spassionato è quello di non andarvi ad impelagare in chissà quali accrocchi strani, ma di limitarvi ad utilizzare il modem router che vi è stato fornito al momento dell'attivazione della linea. Diversamente, se siete voi degli smanettoni o dei curiosi o degli appassionati, allora sì, divertitevi a provare i più assurdi incastri tra dispositivi diversi, perché, oltre a essere, a parer mio, estremamente divertente, è il modo migliore per imparare all'atto pratico come funzionano veramente questi dispositivi. Titoli di coda, io vi ringrazio come al solito di avermi seguito fino a questo punto, ascoltandomi, spero, con interesse. Ed ovviamente se il video vi è piaciuto vi invito a spolliciarlo e a lasciare un commento qui sotto facendomi sapere che cosa ne pensate. Sono sempre curioso di sapere la vostra opinione e ovviamente, e anzi, soprattutto se avete delle domande in merito a qualche ambito tecnologico che conoscete poco o che volete approfondire, fatemelo sapere e gli dedicherò un video prossimamente. Qui da IT Support è tutto, alla prossima puntata e mi raccomando, non cambiate canale!